Sento che qualcosa non va. Stai scherzando? Questa astronave è un gioiello, sembra uscita dal salone d'esposizione. Non parlavo dell'astronave, ho la sensazione che l'ambasciatore non ci abbia detto tutta la verità. Potrebbe anche darsi, gli ambasciatori mentono, è il loro lavoro. E non sei curioso di sapere la storia vera? No. E credi sia giusto usare un bambino per suggellare la pace? Se il principe cresce nel castello 1 o nel castello 2, che differenza fa? No! No! Ben! Ben! Amico, così distruggi la strada! Vuoi sfidarmi, cavillavi? Combattiamo! Qualcuno ha bisogno di un time out! Time out! Mettetevi in testa che nessuno può battermi! È finita l'aria qua dentro! Ben, riesci a capirmi? Sì che ci riesco, Gwen Tennyson. Credi che sia stupido? Sì, stupido come pochi. Vuoi combattere? Vuoi combattere? Così non aiuti, Kevin. Calmati, Ben. Ora devi ascoltarmi. Sei diventato qualcosa chiamato Apoplexian. Lo abbiamo trovato nel DBAL. Dove? È il database delle forme di vita aliene. Gli Apoplexian sono molto potenti, polemici ed estremamente aggressivi. Credono che i problemi si risolvano solo con la forza. Non è vero, ma i problemi si risolvono così. C'è scritto anche che non sono molto svegli. Amico, sbaglio o mi stai ringhiando? Ok, Ben, adesso ti libero, ma tu devi restare calmo. Controlla la tua rabbia. Niente calci, chiaro? Perché non riavvii il tuo Omnitrix per tornare, diciamo, normale? D'accordo, ma non perché me l'hai detto tu. No, è stata tua l'idea. Ora ritorno quello di prima. Non si riavvia. Non si riavvia. Smettila, Ben! Qualcuno ha fame?